forchetta scontata, l'offerta mi attira. Giro dentro al Carrefour da questa mattina. Troppe tentazioni, mi sa che non reggo. Ingrassa anche solo annusando il taleggio. Il medico ha detto di non preoccuparmi, la dieta durerà solo pochi anni. Un nuovo brevetto basato sul resto, mentre gli altri mangiano resto a guardarli. E poi niente fritte e carboidrati al minimo, prima di dormire il catenaccio al frigorifero. E se vuoi veramente avere questo fisico, dimentica la Coca-Cola e beviti l'ossigeno mentre giri l'insalata, pensando che forse hai fatto una minchiata. E poi ripensi a tua nonna ridente mentre cucinava la parmigiana, ma fritta nell'olio di una settimana, mentre ora hai davanti quel burger di soia. Rimpiangi i momenti passati da solo con la matriciana, vorresti affogare nella carbonara, e invece ritorni a tuo burger di soia e lasci tua nonna in cucina da sola. Poi ti sei iscritto pure in palestra, eri convinto a perdere peso, ma dopo 2 mesi di sofferenza hai perso solo 300 euro. E tu di correre per strada non ne puoi più, meglio allenarsi in casa tramite YouTube. Ma poi fa troppo caldo e ti riduci sempre a fare maratone di serie TV. I jeans che non vanno, la maglia che si ferma alla panza, ma è la più grande che hanno, costretta a riciclare le camicie di tuo nonno. Si punta tutto sulla simpatia pure quest'anno, le cene con gli amici saranno la tua tortura, loro pizza e patatine e tu un bel piatto di verdura. Per le foto sui social non disperarti troppo, 5 euro in anticipo e te le photoshop. Parmigiana, ma fritta nell'olio di una settimana, mentre ora è davanti quel burger di soia. Rimpiangi i momenti passati da solo con la matriciana, vorresti affogare nella carbonara, e invece ritorni a tuo burger di soia e lasci tua nonna in cucina da sola. Se pensi al tempo sprecato per dimagrire senza poter uscire, ti vorresti frustare, ma ora hai capito, non è importante avere l'addome se poi sei sempre di cattivo umore. Di' a tua nonna di essere più felice e preparare la friggitrice. E preparare la friggitrice. Parmigiana, fanculo sta cazzo di dieta vegana, è tutto più buono col grasso che cola. Il seitan non mangerebbe volentieri, ma sotto tortura, io voglio morire nella carbonara. E invece ritorni al tuo burger di soia.